Ciao, benvenuti sul canale YouTube di Motoskills. Oggi parliamo di un accessorio che tornerà particolarmente utile a chi usa la moto per viaggiare o per commissioni, o comunque nell'uso di tutti i giorni. Un supporto per telefono da montare sul manubrio. Ce l'ha inviato in prova gratuitamente l'azienda francese ShapeHeart, che produce diversi tipi di supporto per telefoni di modello e dimensioni differenti e con attacchi differenti. Quindi noi abbiamo quello per il manubrio tubolare, ma ce ne sono anche per attaccarli sulle piastre o sugli specchi o sugli scooter. Andiamo a vedere cosa c'è nel nostro pacco. Abbiamo la scatola. Allora, e abbiamo la custodia per il telefono. Le istruzioni di montaggio e qui abbiamo il supporto da manubrio con la calamita, l'elastico siliconico per attaccarlo al manubrio, nella confezione ci sono anche due elastici, ne ho preso uno, due elastici di sicurezza nel caso si debba sostituire il supporto siliconico. Andiamo a vedere il montaggio. Come vedete ci sono i buchini per questi gancetti, lo attacchiamo così, lo passiamo sul manubrio, tiriamo con una certa energia, agganciamo entrambi i ganci ed è montato. Ora possiamo infilare il nostro telefono nella custodia . Chiudere l'aletta superiore, che è parapolvere e parapioggia, ed è attaccato molto rigidamente, tra l'altro. Per staccarlo lo facciamo scorrere. Adesso ci vestiamo, giacca, casco e guanti, e andiamo a fare un giro per provarlo. Venite con noi. Abbiamo scelto il tardo pomeriggio per mostrarvi il supporto in uso sulla nostra moto, godendo di una luce migliore. Come si vede, il telefono montato sul manubrio è stabile e privo di oscillazioni, anche con l'aumentare della velocità, cosa che lo rende sempre ben visibile. All'occorrenza ci si può fermare anche per digitare un messaggio o fare ricerche. La funzionalità touch del telefono resta inalterata, ma può servire premere con un minimo di energia aggiuntiva il dito. Solo una raccomandazione: il supporto per il navigatore è utilissimo, magari anche per vedere chi ci sta chiamando se abbiamo l'interfono. Ma per leggere i messaggi fermiamoci a bordo strada, ne va della sicurezza di tutti noi. E con la pioggia? Ovviamente il supporto ShapeHeart è impermeabile, così abbiamo estratto il nostro telefono perfettamente asciutto. Bene, se vi è piaciuta la nostra prova, iscrivetevi al nostro canale. Vi ricordo di venire su motoskills.it per leggere la prova e per leggere anche altri articoli di moto. Se avete commenti, dubbi o domande, scrivete nei commenti qui sotto questo video o venite su Motoskills, dove trovate un forum per scambiare le vostre opinioni. Vi aspettiamo!